www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Mercato settimanale del martedì a Mussomeli, 12 gennaio 2016. Ognuno sembra fare la propria parte e ci si organizza per l'evento già programmato per giovedì prossimo. Volantinaggio di sensibilizzazione per la manifestazione di giovedì, dunque, dalle 10.30 alle 12.30. Commerciali e artigianali di Mussomeli aderiscono alla manifestazione chiudendo la propria attività dalle ore 10.30 alle ore 12.30. A questa manifestazione aderiscono il comune di Mussomeli, il comune capofila, Mercara Fritti, Bonpensieri, Lutero, Azzena, Acquavia Platani, Valle d'Elmo, Campofranco, Villalba, Castronovo, Cammarata, Castertermini, Aria, Valle Lunga, San Giovanni Gemini, Marianopoli, Monte d'Oro. Tutti uniti non molliamo, no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. Giovedì mattina, dopo domani, tutti in piazza Umberto alle ore 10.30 per la graziosa manifestazione per dire no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. La tua presenza è fondamentale. Lei di dov'è? Castel Termini. Ha sentito, ecco, il megafono che annunciava la manifestazione per giovedì prossimo in piazza Umberto dalle 10.30 contro la chiusura del punto nascita di Mussomeli? Sì, perché la voglio chiudere? Ma già ne parlano le cronache siciliane, i famosi tagli che si fanno, è da tempo che c'è questo problema. Lì a Castel Termini, ecco, l'altra volta ha partecipato anche il sindaco di Castel Termini, ecco, lì se ne parla di questa chiusura? Sì, perché noi non possiamo andare più dove dobbiamo andare per fare comprare le donne nostre. Come mai? Ecco, la manifestazione è proprio per riavere il punto nascita, per dare la possibilità qui all'utenza di partorire nell'ospedale di Mussomeli. Lei parteciperà? Sì. Signora, una domanda gliela posso fare? Lo sa che giovedì prossimo c'è la manifestazione cittadina perché vogliono chiudere il punto nascita dell'ospedale? Lei lo sa che c'è questa manifestazione giovedì? Lo so perché c'è mio fratello messo pure. Ma lei parteciperà a questa manifestazione importante contro la chiusura del punto nascita? A me non mi piace che chiudono. E allora il suo messaggio qual è? Quello di non chiudere o di chiudere? No, di non chiudere. Vabbè. Non ho paura.
assessore. Ce l'ha, signora. Tonino Calà, professore Tonino Calà, giovedì, grande manifestazione in piazza Umberto. La tua presenza c'è? Ma io sono presente come cittadino, anche perché è il mio giorno libero e ne approfitterò per essere presente, perché credo in queste iniziative che non sono esaustive da sole, ma che servono a sensibilizzare la popolazione e i cittadini su un problema gravissimo. Quindi bisogna partecipare tutti, essere consapevoli del motivo per cui si va lì. Anche le scuole, i ragazzi vanno informati, se devono partecipare devono sapere per quale motivo stanno partecipando. Insomma, formare quella coscienza civica che spesso manca. Io penso che le scuole e i docenti servono a questo, a formare la coscienza civica, per cui poi la partecipazione collettiva avrà un senso se gli stessi ragazzi sanno per il motivo per cui si protesta. Quindi partecipazione manifestando. Partecipazione manifestando il proprio dissenso rispetto a una vicenda che è assurda, che non ha senso. Questo è un comune montano, le nostre strade sono quelle che sono, la salute è un diritto tutelato dalla nostra Costituzione come l'istruzione, sono diritti fondamentali che vanno difesi assolutamente. Quindi speriamo una grande partecipazione dell'intera città e dell'intero territorio. Signora, lo sa che giovedì prossimo alle 10.30 in piazza Umberto c'è la manifestazione per il mantenimento del punto nascita qui all'ospedale Lonco di Mussomeli? Lo sa? Veramente non lo sapevo, ma lo sto sapendo ora. Ecco, avendolo saputo adesso, lei sarà presente giovedì in piazza Umberto? A che ora? Alle 10.30. Speriamo di sì. Ecco, e lei lo dirà anche agli altri? Certo, perché no, l'ospedale perché è non di interessa tutti. A me, ma c'è chi può interessare. Ok, grazie. A me personalmente no, ma ai okay. Figli, nipoti, può okay. Interessare. No, interessa a tutti, sì, anche ma... a me, ecco, quindi diciamo, l'ospedale è importantissimo. Certo, ci potenziarlo, mancherebbe. Mantenere il punto nascita. E allora lei lo sa che qui a Mussomeli, in piazza Umberto, giovedì mattina alle 10.30 c'è una manifestazione cittadina e non solo dei cittadini di Mussomeli ma di tutto il circondario, per protestare contro la chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. Sì, lo sappiamo e le dico una cosa che forse va a favore dell'ospedale di Mussomeli. Io ho 3 nipotini piccoli, il primo 5 anni e l'ultimo di 2 anni, che sono nati tutti e 3 all'ospedale di Mussomeli. Noi che veniamo da fuori, veniamo da Castellammare di Stabia, abbiamo trovato nell'ospedale una grandissima professionalità. Mia nuora ha avuto 3 tagli cesari, quindi si può immaginare la professionalità che ha avuto i medici dell'ospedale nel far nascere nel modo migliore i miei 3 nipotini. Io ho già partecipato un po' di anni fa alla protesta per la chiusura della pediatria. Fortunatamente in quell'occasione siamo riusciti, grazie un po' a tutta la popolazione, ai sindacati, ai medici, siamo riusciti a mantenere questo presidio importantissimo per il paese. Io dico ai mussumolesi, cerchiamo di fare attivamente una protesta incisiva affinché ci si possa riavere un'altra volta il punto nascita. E io ho già sollecitato sul Facebook ad una richiesta, forse non so di chi, di quale assessore, bisogna coinvolgere anche la Chiesa, perché per la Chiesa la nascita deve essere un punto importantissimo. Le processioni vanno bene, le congreghe vanno tutto bene, sono cose bellissime per un paese, però per la nascita bisogna... anche la Chiesa deve essere parte attiva nella protesta. A questa manifestazione aderiscono il Comune di Mussomeli.
Mercara Pinti, Bombestieri, Lutero, Azzena, Acquavia Platani, Valle d'Elmo, Campofranco, Villalba, Castronovo, Cammarata, Castertermini, Aria, Valle Lunga, San Giovanni Gemini, Marianopoli, Monte d'Oro. Tutti uniti non vogliamo no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. Giovedì mattina, dopo domani, tutti in piazza Umberto alle ore 10:30 per la graziosa manifestazione per dire no alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Mussomeli. La tua presenza è fondamentale. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.